Buonasera. Complimenti, gran gol. Le hai provate durante il ritiro queste punizioni? Da subito dovevi calciare te, perché ho visto c'era anche gli Aic, mi sembra, non so se sei partito, c'era già un accordo, da quella posizione batti tu. Guarda, beh, l'avete visto sicuramente in ritiro che le abbiamo provate spesso io e Adem. Mettiamo giù la palla e poi vediamo un po' come si posiziona sia il portiere che la barriera. Poi gli altri compagni sono stati bravi a fare il movimento e oscurare la visuale al portiere, e in quel momento insomma, decidiamo, ecco, all'ultimo, ecco, chi calcia. Probabilmente magari me l'ha concessa perché aveva già fatto gol il primo tempo, però sono uno che evita casini e di far vedere, insomma, che in mezzo al campo litighi per calciare una punizione. Gli ho detto se me la faceva calciare, ma me l'ha lasciata, e quindi è andata bene. Uno su uno. Ti volevo chiedere se comunque ci proverai più spesso a calciare punizioni, visto che comunque insomma non è la prima volta che segni da calcio piazzato. E poi sulla fascia di capitano, Montella ha detto abbiamo almeno due capitani, uno italiano e uno straniero. Ti volevo chiedere quanto ci tieni a questa fascia di capitano. Guarda, per quanto riguarda le punizioni, sì, spero che insomma dopo il gol i ragazzi mi diano più fiducia e magari me ne facciano a calciare qualcuno in più. E per quanto riguarda la fascia del capitano, sarei stupido e bugiardo dire che non mi piacerebbe farlo. Insomma, all'ottava stagione in Fiorentina, soprattutto dopo aver dimostrato, al di là delle qualità tecniche che a uno posso piacere o no, insomma, ho dimostrato attaccamento alla maglia e soprattutto di aver sempre creduto nella proprietà. E ti dico, vorrei farlo, però insomma lo deciderà il mister, non voglio creare casini e polemiche, anche perché mi sento capitano perché mi sento un punto di riferimento sia per i ragazzi e sia per anche lo staff e per la società. Quindi dentro di me son tranquillo sotto questo punto di vista. È normale che ogni tanto piacerebbe anche insomma indossarla quella fascia. Però insomma, visto che sono uno dei più vecchi, è anche giusto ragionare in maniera matura, quindi lo farà, non so, penso lo faccia a questo punto Stefan, non lo so se sarà definitivo o no, questo non lo so se sarà definitivo o no, però insomma sono contento perché ti ho detto mi sento un punto di riferimento sia per i ragazzi, per i miei compagni, sia per la società che per lo staff, quindi quello vuol dire già tanto. Ciao Manuel, ti chiedo da un punto di vista fisico se è tutto a posto. Ho visto nel primo tempo che hai avuto un paio di problemi, poi sei uscito nella ripresa, se era per quello oppure no. E poi sul clima che si è respirato oggi allo stadio, perché i due settori aperti erano quasi pieni, e il pubblico ha incitato per tutta la partita, insomma era un bel pezzo che non si vedeva una situazione di questo tipo, che effetto ti fa insomma e come è stata presa anche dalla squadra questo entusiasmo che comunque si respira in città? Per quanto riguarda le condizioni fisiche mie, ho subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, adesso domani valuteremo quanto grave e quanto importante sia. Per quanto riguarda la sostituzione, probabilmente ho fatto gol 2-0 e comunque Novara era stato poco pericoloso fino a quel momento, probabilmente il mister avrà deciso di evitare peggioramenti, perché insomma si poteva soltanto peggiorare a livello fisico per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda i tifosi, ha fatto piacere vedere insomma tutti e due i settori pieni. Ti dico la verità, da inizio stagione, da quando siamo partiti i primi giorni, abbiamo visto attorno alla squadra un altro clima da parte vostra prima di tutto e anche da parte loro. Sono stati molto più vicini alla squadra anche nei momenti in cui la squadra doveva essere ancora formata. Però la società ci ha portato praticamente dei grandi giocatori, da Aquilani, Pizzarro, Valero, Gonzalez, Roncaglia. Insomma, ha fatto una grande squadra e ovviamente l'umore del tifoso vola in quel momento. E ti dico, ci ha fatto piacere rivedere la gente entusiasta allo stadio. E adesso, da adesso in avanti, però dipende da noi continuare a tenerli insomma sull'onda dell'entusiasmo. Però sicuramente fa piacere rivederli in un'altra maniera rispetto agli ultimi due anni.